Mentre montavo il video con Alessandro, ho notato che la sua immagine è rimasta frizzata per diversi minuti a inizio video. Spero che questa cosa non vi turbi troppo, poi inizierà a muoversi dopo qualche minuto. Se invece volete solo ascoltare questa e altre chiacchierate e non vedere le nostre facce, potete tranquillamente seguire il canale podcast che troverete qua sotto in descrizione. Buona visione! Ciao a tutti e benvenuti su Solo Cose 9, in collegamento direttamente dall'Inghilterra. Alex e Damiano, eccolo qua. Ciao, ciao a tutti. Ma perché vogliamo parlare con questo ragazzo così speciale? Beh, innanzitutto abbiamo un piccolo gruppo di amici nati sul web, nati direttamente da YouTube, e lui è uno di questi, e mi fa molto piacere conoscerlo. Ha un bellissimo canale che vi invito a seguire, ve lo lascerò poi qua sopra nell'info box. E sta facendo degli studi interessanti e vogliamo parlare appunto di influencer, di marketing, di telecomunicazione, di comunicazione moderna, ed è un argomento che in parte abbiamo già anche toccato in un'intervista precedente fatta con Alessandro Grandini, anche questa ve la lascio linkata. In quel caso si parlava di nicchie fotografiche, lui ha scritto un libro che si chiama Nicchie. In questo caso parleremo con Alex di un po' tutto questo mondo nuovo che ci affascina e nel quale stiamo cercando anche di entrare e partecipare. Alex, vuoi presentarti, vuoi dire qualcosa sul tuo canale, sulla tua vita, chi sei? Allora, innanzitutto ti ringrazio per avermi invitato a fare questa chiacchierata, mi fa veramente molto 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 piacere. E io mi chiamo Alessandro, vivo a Londra, ho 31 anni, quasi 32 a maggio. 2 anni fa ho iniziato il mio canale YouTube così per diletto, eravamo durante il Covid, stavo bloccato in casa, ho iniziato a curiosare, a vedere vari corsi su Udemy, montaggio video, eccetera. Stavo imparando delle cose, ho detto ok, ma fammi provare a mettere un po' in pratica queste cose che sto imparando. E così ho pubblicato il primo video e piano piano il canale è cresciuto. E nel canale parlo fondamentalmente di Londra e ogni tanto tratto temi di tecnologia e cerco di condividere quelli che sono i miei pensieri, quella che è la mia vita qua, dando magari anche qualche consiglio a chi si vuole trasferire. Che studi stai facendo, innanzitutto, così lo condividiamo? Allora, io adesso sto studiando, ho iniziato a settembre, mi sono iscritto all'università, sto studiando digital marketing. Che si intende un marketing rivolto al mondo internet, alla tecnologia. Sì, esatto, è un corso di laurea nuovo, sto studiando alla Westminster University e tra l'altro te la do in esclusiva perché io sto ancora preparando il video, nel prossimo video ne parlerò, quindi ti do questa cosa in esclusiva. Dai, io faccio uscire prima io. Probabilmente sì, considerando quanto sono lento, sì. E niente, è un corso di laurea nuovo perché solitamente ci sono corsi di laurea in international marketing, marketing management, business, però digital marketing solitamente è un qualcosa che si affronta più a livello di master. Quello che qua in Inghilterra chiamiamo master è la nostra specialistica. Quindi è quello che arriva immediatamente dopo la triennale, che è qua la bachelor degree. Quindi solitamente digital marketing è più una cosa a livello di master e invece questo qua è uno dei primi corsi che fanno in digital marketing a livello triennale. Un esempio banale, nel primo semestre abbiamo fatto materie in comune tipo fondamenti di marketing, buyer behavior, professional development for marketers, ma già al secondo semestre, anche se nel primo semestre eravamo tutti insieme, adesso quelli di digital marketing fanno materie un po' più verticali. Tipo avrò web design and content creation e digital enterprise and innovation, quindi come sviluppare un'impresa digitale, proprio come avviare un'impresa. E sono materie più Interessante. verticali. Diciamo che già il fatto che studiate il content creation, che è una roba molto, molto personale dal mio punto di vista, è interessantissimo perché vuol dire che si riescono già a definire dei perimetri esatti di come un contenuto magari è più efficace rispetto ad altri. Ed è interessante perché è una roba proprio nuovissima, nata immagino da poco, però è il contorno veramente del marketing a tutto tondo. Io innanzitutto volevo condividere questa frase, adesso l'avevo messa su Instagram in questi giorni, una frase di Warren Buffett che diceva, vediamo se riesco a ricordarmela bene, devi saper comunicare perché se non sai comunicare è come fare un occhiolino a una ragazza al buio, non succede niente. Quindi quanto è Bello. importante al giorno d'oggi la comunicazione e
è sempre stata così importante come adesso, oppure il mondo è cambiato da questo punto di vista, secondo te? Secondo me è veramente molto importante. Io ti dico, uno dei motivi principali per i quali ho iniziato il canale YouTube è stato il fatto che, purtroppo per fortuna, dipende dai punti di vista, viviamo in un mondo nel quale puoi avere la migliore idea del mondo, ma se non la sai comunicare in maniera effettiva, in maniera efficace, questa non può prendere piede, perché ci sono veramente tante persone che sono brave. Molte volte è tutto fumo e niente arrosto. Molte volte vedi persone che sono bravissime a comunicare, guarda anche in politica, guarda un Trump, guarda, non parlo di politica italiana perché non ne capisco e non voglio toccare punti, però guarda anche un Trump. Trump ha basato tutta la sua campagna politica sulla comunicazione. Poi è stato estremo, però alla fine è stato efficace perché è diventato presidente degli Stati Uniti. Quindi la comunicazione è molto importante. Purtroppo molte persone dicono: sì, ma io sono bravo a parlare, io sono bravo a scrivere, io sono bravo a. Però comunicare è un'altra cosa. Quelli che sono veramente bravi a comunicare ci studiano tanto sopra, partendo da. Se è un linguaggio digitale, partono dal montaggio video, dalla tecnica, perché poi è la tecnica che ti aiuta a diventare creativo. Se invece è da un punto di vista personale, body language, public speaking, sono tutte cose che ci sono persone che sembrano naturali, ma in realtà ci studiano dietro tantissimo. Non solo, io ho imparato con la mia esperienza adesso maturata in questi 2 anni e mezzo, 3 anni di YouTube, a parlare in un modo diverso, cioè mi rendo conto che devo essere più chiaro, devo cercare di togliere un pochino le inflessioni regionali che purtroppo poi si sentono perché non ce ne diamo conto, ma magari parlando, io poi non mi studio i video, li faccio molto a braccio, quindi a volte mi scappa un po' quell'inflessione che può essere anche carino su YouTube, però Ci sta. in un mondo magari diverso, come dici tu, in politica, eccetera, non può esistere una cosa del genere. Comunque è difficile sentire cose di questo tipo perché è tutto uno studio che ci sta dietro, anche team di persone che stanno dietro ai grandi personaggi e anche ai grandi influencer, devo dire, perché se andiamo a guardare la Ferragni in Italia, Fedez e quella cricca lì, ad esempio, hanno dei team e delle aziende dietro che li seguono eccezionali e questo porta anche a dei risultati che sono effettivamente interessanti. Io l'ho visto anche su me stesso. Io all'inizio dicevo: sì, vabbè, ma che cosa ci vuole a fare un video? Prendo, metto lì, metto davanti alla telecamera e parlo con tutti. Io comunque, per lavoro cioè, parlo con la gente, quindi non è un problema. Metto là e parlo. Schiaccio rec. Ciao ragazzi, mi chiamo. Come mi chiamo? Fammi vedere. Ero completamente bloccato, completamente nel panico. Quindi sì, è una roba dove ci devi spendere un po' di tempo e di energie sopra. Allora, una domanda che mi sorge rispetto agli studi che mi hai raccontato, ma come si lavora nell'influencer marketing, nell'influencing marketing, non so esattamente neanche come dirlo. E lo studio universitario in questo senso aiuta davvero? Perché io adesso vedo che ci sono anche tantissime persone che si propongono come gestori delle pagine, come aiuto, come anche in alcuni casi vendita di utenti fake piuttosto che, però sono tutte agenzie che orbitano intorno a questo mondo. C'è veramente una differenza tra quello che sta studiando, tra quello che stai studiando quindi tu, rispetto a ciò cioè, ti aiuta a entrare nel mondo del marketing digitale, oppure pensi che si possa fare anche senza? Perché adesso voi state studiando, ma tante persone che hanno già iniziato, hanno già delle aziende, hanno iniziato senza aver studiato quello. Allora, è una bellissima domanda. Ti dico il mio personalissimo punto di vista, ok? Io ho iniziato a studiare digital marketing 6 mesi fa, ok? Quindi non ti so dire nel dettaglio com'è il mondo dell'influencer marketing o meno. Quello che ti posso dire però è che comunque ho il canale YouTube da 2 anni, ok? E quindi bene o male parlo con le persone, mi informo, è comunque un mondo che mi interessa. Quindi al di là dell'università, ho studiato per conto mio, ho preso informazioni, eccetera, eccetera. Una cosa che ti posso dire è che, come ti dicevo prima, sì, il canale, questo corso di laurea, ad esempio, è molto nuovo, ok? E come dicevi anche tu,
chi fa questo lavoro, il 70, 80, 90% delle persone che fanno questo lavoro non hanno un corso di laurea alle spalle in digital marketing, magari hanno iniziato in marketing e poi hanno traslato le competenze che hanno nel mondo digital. Tra l'altro, non è neanche facile affrontarlo da un punto di vista digital, perché la comunicazione si evolve in maniera talmente veloce che quello che sto studiando io oggi, ok, come creare un contenuto efficace, magari fra 6 mesi non funziona più. Lo vedi anche tu con YouTube. Prima i contenuti di 3 minuti, poi i contenuti alla Montemagno in 1 ora, poi i contenuti di 10 minuti, poi i contenuti verticali di... cambia veramente molto veloce. Il mio personale pensiero è che uno studio universitario, a me piace molto come sta affrontando l'università qua in Inghilterra, molto più di come era in Italia, perché è molto più pratica, cioè non scrivi tanto, ci scrivi veramente tanto, non butti tanti concetti in memoria, ma impari a prendere informazioni dal web, capire quali sono le informazioni che sono accreditate, quali sono le fonti attendibili e sviluppare un concetto dando credito alle persone, ok, evitando plagi, quindi dando credito alle persone dalle quali tu prendi le fonti. Quindi impari a fare ricerca e a sviluppare un tuo pensiero critico su quello che hai ricercato, non ti viene richiesto di memorizzare. E poi molta pratica, fai. Ora, il discorso qual è? Che secondo me ci sono molti corsi, ok, non ci vuole uno scienziato per imparare a gestire una pagina Instagram, non ci vuole uno scienziato a imparare a gestire un canale YouTube, lo può fare chiunque da autodidatta mettendosi a farlo. Di contro, secondo me, in generale, non nel digital marketing, okay? In generale, nella vita, se hai delle basi, ok, che sono forti, e queste basi possono essere magari un buyer behavior, quindi capire come funziona la mente di un cliente, o fondamenti di marketing, sapere come targetizzare un determinato tipo di cliente di servizio. E questo ti aiuta poi ad essere più adattabile nel lungo periodo, quindi se cambia il trend, a quel punto tu ti adatti con più facilità perché le tue basi sono forti. Certo. Non so se ti ho risposto. Sì, no, ma insomma puoi dire quello che vuoi, in realtà è più una chiacchierata, un condividere. Io adesso mi sono segnato dei punti che ti faccio come domande, però è anche uno spunto di conversazione, perché non sono delle vere e proprie interviste, ma sei ospite nel mio canale, io ti ospito volentieri, si fanno 2 chiacchiere, ci possiamo prendere un caffè. Se fossi lì mi prenderei volentieri un caffè con te. Purtroppo è tanto che non vengo a Londra, prima o poi, quando magari finisce... Organizza! Tutto questo casino passerò, ma tra un po', dai, sicuramente. Si dice che essere avvenenti porti tanti like, anche senza avere dei contenuti forti sotto. Quindi, bell'aspetto o contenuti? Sto chiedendo alla persona sbagliata. Allora, io ho una posizione molto forte a riguardo. Okay? È molto forte, sono abbastanza diretto. Dipende sempre da quello che vuoi. Dipende dal tipo di persone che vuoi che ti seguano, ok? È molto più facile fare un like facendo vedere o l'addominale o qualsiasi altra parte del corpo, a prescindere che sia maschile o femminile, non è una questione di sesso o di... O così anche come... il gomito? Anche il gomito, soprattutto il gomito che è sex. O magari facendo qualcosa di veramente stupido o... È molto più facile, ok? Però se tu ci fai caso è un po' poi lo stesso discorso che c'è con il CPM, ok? Il CPM cosa fa? Ti dà, è più alto, più basso a seconda del tipo di contenuto che tu proponi, perché se tu fai un video nel quale parli di finanza, attiri un determinato tipo di pubblico e quindi questo pubblico verosimilmente poi spenderà di più, piuttosto che magari un contenuto più semplice dove attiri persone più giovani che magari non possono spendere, quindi quello fa secondo me molto parte di come sei fatto tu. Io personalmente penso che questa, io non ho figli, ok, non ho famiglia né nulla, sono giovane ragazzo fidanzato, ma non ho famiglia né nulla, però penso sempre che quello che io pubblico deve essere quello che io voglio comunicare agli altri di me, non è un video, non è un like o un qualcosa, quella è la mia immagine, ok? Sto mettendo la mia faccia e chiunque la può vedere, e quindi voglio lavorare, non è brutto dire sulla mia brand awareness, ma
voglio far vedere, voglio dare un'immagine pulita di me, ok? Voglio dare quello che sono alla gente, non mi interessa avere un like o così tanto per. E dico, e soprattutto voglio che le, voglio che le persone che mi seguano siano persone che abbiano i miei stessi non principi di vita, ma che vedano le cose come le vedo io, capito? Perché alla fine è questo, quello quando si parla di comunicazione, tu devi comunicare in maniera pulita con le persone che hanno voglia di ascoltarti, capito? Non è tanto parlare a tutti, è parlare alle persone che hanno piacere di stare ad ascoltarti. Quindi tu dici, sono bello, faccio anche dei bei contenuti e quindi... No, dico in generale, se tu sei bello e vuoi essere premiato per la tua per essere, avere il reward per la tua bellezza, sì. Se tu vuoi dare importanza, vuoi essere ricordato per altre cose, dai focus a altre cose. Non giudico. Ognuno fa un po' quello che gli pare. Io personalmente preferisco dare dei contenuti che possano attirare persone che la pensano come me. Sai cosa? Io penso sempre ai comici che hanno una presenza scenica, una capacità comunicativa eccezionale e di arrivare effettivamente alle persone, perché poi far ridere una persona non è sempre facile e magari sono dei cessi mostruosi, no? Però quando salgono sul palco, cioè sei affascinato, sei veramente incantato da queste persone perché hanno questo modo di fare eccezionale, quindi sicuramente fa un po' parte anche di questo argomento. Adesso lo butto lì, pillole di saggezza. Pillole di Ale. Allora, secondo te, qual è la piattaforma migliore per iniziare nell'influencer marketing? Cioè, se io voglio diventare influencer... Io consiglio di utilizzare sempre due tipi di piattaforme, ok? Allora, prima di tutto dipende da che tipo di influencer vuoi diventare, ok? Dipende dal tipo di contenuto, cioè dipende da qual è la tua passione, dal tipo di contenuto che tu vuoi produrre. Se vuoi fare fashion, se vuoi fare, non lo so, vuoi parlare di libri o se vuoi parlare di tecnologia, dipende molto. In generale il mio consiglio è sempre lo stesso, cioè trovati due piattaforme che ti piacciono. Una piattaforma deve essere una piattaforma di content discovery, che può essere un Instagram, che può essere un TikTok, che può essere un Facebook, un qualcosa di molto veloce dove la gente ti scopre e dove fai incuriosire le persone. E poi dopo queste persone qua te le porti su un'altra piattaforma, che può essere una piattaforma dove tu crei realmente un contatto, crei veramente engage, perché è difficile creare engage con una foto su Instagram, è difficile creare engage con un reel o con un TikTok. C'è chi lo fa, ma è qualcosa di molto più veloce. La bravura qual è? Di farti quella di provare a farti scoprire su queste piattaforme creando un determinato tipo di contenuto, incuriosire le persone, portarle su Facebook piuttosto che Twitch o Spotify o qualcosa che ti consenta di esprimerti in maniera naturale, e lì a quel punto riesci a convertire le persone, riesci a creare un legame con le persone. Quindi qual è la piattaforma migliore? Dipende, adesso è TikTok, però può essere domani, può essere Reel, dipende molto da chi sei tu, da quello che ti piace fare, perché comunque tu devi mantenere la tua unicità, non ti puoi snaturare, e quindi a seconda di chi sei tu, a seconda di quello che ti piace fare, poi ti muovi sulle piattaforme diverse. Tra l'altro io vorrei dire che lui la fa facile, ma sta roba che ha detto adesso è difficilissima, è una roba complicatissima, far saltare gli utenti che riesci a guadagnarti da una piattaforma in un'altra, portarli magari sul tuo sito web dove effettivamente poi magari vendi dei prodotti, quindi hai una revenue maggiore. Quindi ed è un lavoro enorme, perché se tu pubblichi la stessa foto su 50 piattaforme, hai fatto una foto e l'hai spammata. Se tu invece pubblichi un contenuto specifico su Instagram piuttosto che su YouTube, piuttosto che su Facebook, e allora è un lavoro... Sì. Cioè una roba che si fa una fatica bestia, e effettivamente poi quando si cresce, più si cresce, poi ci sarà probabilmente bisogno anche di collaboratori, perché se no non si riesce effettivamente a stare dietro. Non a caso, esatto, ci sono cioè, chi fa questo di lavoro ha dei team dietro,
cioè non è una persona che fa tutto, ma anche perché ogni piattaforma segue determinate logiche, cioè ogni piattaforma è diversa. Alcune piattaforme premiano determinati tipi di contenuti, altre piattaforme premiano altri tipi di contenuti. Tu puoi prendere un contenuto inteso come idea, ok? E poi adattarlo, cioè fai la frase su LinkedIn o fai il video di Reel, però l'idea deve essere la stessa, poi tu devi dare diversi formati, c'è un bel lavoro dietro. Un bel lavoro, sì, assolutamente, ne so qualcosa. Secondo te, adesso, questa è una domanda, io spero non ci perderemo 40 minuti, ma come strategia di nicchia o generalista? Non lo so perché io e te, guarda, ne abbiamo parlato anche in privato, lo sai, è un macello, perché allora, tutti dicono, allora, la regola, ok, accademica è, ti trovi una nicchia, ok, più la nicchia è verticale, quindi più la nicchia è stretta, precisa, meglio è. E tu parli sempre della stessa cosa, nella stessa nicchia, parli sempre alle stesse persone, parli sempre dello stesso tipo di contenuto, così che le persone poi ti associano a quel tipo di contenuto, ok? E fin qua questa è la regola. Tu però ne sei la prova che comunque sia, pur facendo tanti video, pur facendo video di tante cose diverse, comunque il canale può andare bene. Soprattutto... Sai, secondo me, l'altra faccia della medaglia è anche far crescere la tua utenza personalmente. Quello che voglio dire è, se tu segui ad esempio il mio canale perché ti piacciono le ricette di cucina, e io faccio ricette di cucina una volta a settimana per quello che riesco, poi magari ti perderesti un'altra cosa di quello che faccio che potrebbe potenzialmente interessarti, potrebbe farti crescere a livello personale, perché tu non l'avresti mai cercata. Però seguendo quella persona lì ti viene fuori anche che faccio, che ne so, domotica, e dici, ah cavolo, ma allora la domotica è anche una roba figa, potrei seguire, potrei iniziare a studiare, capire, e magari ti cambia la vita, no? Quindi da un lato è vero che la potenzialità della nicchia, secondo me, è enorme, soprattutto chiaramente su nicchie non ancora scoperte e scovate, perché sei il re, cioè sei il primo e quindi riesci a dominare. Però più si va avanti, più è difficile, perché le varie nicchie, e soprattutto quelle che magari possono interessarti di più, perché parlare sempre della stessa roba dopo un po' è pesante. Quindi non è facile, esatto, cioè, ami, bravo. Deve essere proprio una roba che ami, e poi gli argomenti dopo un po', cioè, rischi anche che si esauriscono. Quindi a un certo punto è vero che magari su una piattaforma come YouTube gli argomenti restano lì, e quindi se c'è la maestra di yoga che fa le lezioni, tu puoi seguirti quelle lezioni e scoprirà magari sempre nuove persone interessate, e diventerà più popolare, però a un certo punto le posizioni dello yoga quelle sono, cioè fai questo, fai quello, quello è, cioè, quindi di che cosa stiamo parlando? Cioè a un certo punto devi reinventarti e portarti anche su un altro livello, altrimenti diventi ripetitivo. Secondo me, guarda, io questa è una cosa che mi ha levato letteralmente il sonno, perché... io sono un po' come te, nel senso io ho 1800 passioni, e infatti nel mio canale poi ho sperimentato un po', ho fatto video su Londra, ho fatto video su recensioni di monopattino, ho fatto video su l'effetto Medici o sull'Ikigai, quindi qualche libro che avevo letto, e ho fatto qualche viaggio, ho provato a spaziare un po', perché ho fatto video di cucina, i primi due video sono video di ricette, e ho cercato di spaziare un po', e mo sono fermo da 4, 5, forse 6 mesi che non pubblico video. Adesso ho iniziato a scrivere perché mi sto rimettendo, e in questi 5-6 mesi ho avuto modo di marinare un po' la cosa, e ho realizzato che forse la soluzione giusta per me può essere quella di, invece che puntare a una nicchia, utilizzare una lente, cioè parlare un po' di tutto, ok, di quello che mi pare a me è, ma sempre sotto la lente di un ragazzo italiano che vive a Londra. Facciamo un esempio stupido, cambia il Presidente del Consiglio, o il Presidente della Repubblica, voglio parlare del Presidente della Repubblica perché mi interessa, esempio X, dico ok, vi racconto quello che è
per un italiano che vive all'estero il cambio del Presidente della Repubblica italiana. Come lo vivi? Si fa un macro argomento. Esatto, diciamo che potrebbe essere il punto lasciare, tenere un fil rouge che collega tutti i punti, che può essere comunque sia il mio punto di vista, che comunque è quello di chi vive a Londra, e trattare diversi tipi di argomenti, perché poi alla fine la gente si deve affezionare a te, non si deve affezionare al topic, perché se tu parli di Londra, ok? O di qualsiasi cosa che vuoi, domani c'è un'altra persona che fa video col drone in 12K, ovviamente la gente si va a guardare quello, non si va a guardare il canale mio che c'ho i video fatti col telefono o con la Sony adesso. Però devi dare te stesso, cioè alla fine il contenuto, questo lo diceva Gary Vee, diceva che la gente pensa di che deve trattare chissà quale tipo di contenuto, ma in realtà basta prendere il telefono, ti metti lì e fai vedere: ciao, io sono Alessandro, questa è la mia vita, questo è... e la gente si affeziona a te. La Sì. gente si affeziona a te. Sì, è quello che io sto cercando di fare perché trovo che poi vabbè c'è stata adesso la pandemia, quindi anche questo tipo di comunicazione ha tenuto tanta compagnia a tante persone, però io mi rendo conto che io stesso a volte seguo personaggi di cui non mi frega nulla di quello che fanno, ma mi tengono talmente compagnia che io li sto a guardare per ore, cioè robe che non sono nella mia sfera né di competenze, però ti affezioni. Ed è quella la cosa bella, no? È creare anche questo personaggio. Non è Speriamo. facile. No, bisogna essere costanti anche, secondo me. E quindi, proprio sulla costanza, ti chiedo, secondo te, è meglio avere un video virale oppure avere una costanza con i video, magari con una minore efficacia, una penetrazione minore nel mercato? Guarda, parli di costanza veramente con la persona più scostante del mondo. Io sono imbarazzante. Sei tu che dovresti darmi la risposta a questo, perché in termini di costanza sei un maestro, lo sai. Ah, allora, io dal mio punto di vista, ti dico il mio così, magari è tanto una chiacchierata, secondo me la costanza è fondamentale in qualsiasi campo nella vita. Nel senso che se tu vuoi arrivare a degli obiettivi, ma è una roba che qualsiasi atleta, se uno sta facendo bodybuilding, piuttosto che dice voglio farmi venire i muscoli non vengono dall'oggi al domani, i muscoli ci vogliono anni e anni per costruirli. E mantenerli, e quindi ci vuole una costanza, un impegno eccezionale dietro a un bel bicipite, ad esempio, o alla tartaruga che dicevi, faccio la foto alla tartaruga, o a un bel Bel gomito. gomito. Il gomito è una cosa da allenare perché sennò ti viene il gomito del tennista, però voglio dire, è quello, la costanza paga sempre. Poi chiaramente bisogna sapersi organizzare perché dal mio punto di vista io cerco sempre di fare le cose nel miglior modo possibile con un minor dispendio di energia, di soldi e di tempo, soprattutto che è la nostra risorsa principale possibile. E quindi mi chiedo sempre, c'è un modo migliore per farlo? A volte può essere comprare un'attrezzatura di un certo tipo, un microfono, piuttosto che il computer che ti renderizza i video più veloci, piuttosto che imparare. Una cosa fondamentale dal mio punto di vista, le hotkeys, le shortcut dei programmi. E io, ad esempio, quando edito i video non tocco praticamente il mouse. E questo è interessante perché quasi tutti editano col mouse, ma è molto più lento rispetto a conoscere, tagliare, fare direttamente tutto con la tastiera. E questo è il mio approccio, diciamo. Io sono completamente d'accordo con te, ma anche perché si dice fai il contenuto virale, ma fosse facile fare il contenuto virale, cioè non è che si fa proprio così con facilità. Ci E a sono volte delle non sai cose. neanche perché diventa virale un contenuto, perché. Io ti dico, ho fatto un continuo. Nel mio canale ci sono 53 video, mi sembra. Ok? Tolti alcuni che li ho cancellati, che sono quelli su Clubhouse, che li ho levati proprio dal canale, perché erano video morti, comunque sia Clubhouse è completamente morto e non portavano più né visualizzazioni né nulla. E in generale ho tre slot come visualizzazioni, cioè tre slot di video, quelli che proprio fanno pochissime visualizzazioni, che stanno dai
100 ai 300 medi, che sono più o meno 300-1000, e poi ne ho una quindicina che stanno 15-20, che sono dai 1000 ai 15.000, più o meno. E ne ho fatto uno che non stavo neanche pubblicando, che era quello sulla finale di Wembley. Ho fatto, guarda, questo video qua non lo pubblico, perché è un video veramente brutto, però era andato a Wembley, che tra l'altro poi ci sono finito pure a vivere, ho rischiato di prendermi le mazzate, mi sono preso il Covid, quel giorno lì, perché mi sono preso il Covid sicuramente, che era la finale Inghilterra-Italia. Ho detto, posso dire le parolacce? Come la metti? No, non si può. Allora, per acidervolina, questo video lo devo pubblicare. Ho fatto, anche se è brutto, anche se non mi piace, lo devo pubblicare. L'ho pubblicato, sta a 75.000 views, è esploso. Poi non è milioni, ma per quella che era il mio range è esploso. Beh. Ma è stata puramente fortuna, perché ho beccato il momento giusto. Capito? Non è facile fare i contenuti virali. Io molte volte ci spendo ore, perché comunque sia, quando faccio un video, lo penso, scrivo lo script, mi scrivo tutto quanto, poi lo giro, il montaggio, la musica. Io ci impiego tanto. E magari il video mi fa 300 visualizzazioni o 200, e beh, non va bene. Cioè, per quelli che sono i miei numeri normali. E questo qua l'ho fatto così, a buffo, come si dice a Roma. E... Oh. Tra l'altro vorrei ricordare che adesso lui ha detto ho 50 video sul canale e ha, sì, più o meno, dai. Io ne ho, penso, quasi 500. Mamma! credo, perché sono più di due anni tutti che faccio YouTube e abbiamo più o meno gli stessi iscritti, quindi vedete che a volte non è la quantità, o almeno io mi aspetto poi delle grandi crescite in futuro, magari quei video rimanendo lì a un certo punto trovano la loro nicchia e partono, però a volte anche fare meno e fare meglio, oppure trovare il punto giusto. Io ad esempio vado molto a braccio, non mi scrivo mai niente, vado proprio, parlo così come quello che mi viene in mente, poi taglio, cucio, eccetera, i video, però tu invece ti scrivi lo script, ti studi tutto, cioè è una differenza proprio epocale tra il tuo canale e il mio, tra la tipologia di content creator che sei tu che rispetto a quella che sono io. Poi i risultati, secondo me, comunque con la costanza arrivano lo stesso, però se pianifichi bene riesci a fare forse di più anche. Infatti io mi aspetto grandi cose da te nel futuro e dai. No, secondo me la verità, come sempre, sta nel mezzo. Non è per fare il democristiano, però è vero, cioè nel senso ci vuole un giusto balance, perché ci sta a scrivere tutto quanto, ma tanto il video perfetto non lo farai mai, cioè anche se tu ti scrivi tutto quanto non lo farai mai il video perfetto, quindi molte volte, e questo è il motivo alla base del fatto che molte volte sono scostante, siccome so che girare un video mi occupa tanto tempo, ok, e so che magari non ho il tempo a disposizione, perché comunque sia, io lavoro, studio, cioè fino a, te l'ho raccontato, io dal 24 settembre al 20 dicembre io non ho avuto un giorno libero, perché c'avevo lunedì, martedì, mercoledì l'università, giovedì lavoravo, venerdì l'università, sabato e domenica lavoravo, quindi non avevo tempo e dicevo non ho tempo da dedicarli, e per 5 mesi non ho fatto video, e quindi questo non è neanche giusto, quindi ci vuole un po' più di flessibilità, secondo me. Io dovrei prendere qualcosa da te da questo punto di vista. Ma io, guarda, ho imparato, anch'io ero un perfezionista prima. E ti parlo della mia vita precedente in cui ero un musicista rock. E sì. La mia collaboratrice, la mia cantante storica, stavamo producendo una canzone punk, credo, non lo so, punk rock, qualcosa del genere. A un certo punto mi disse, senti, pubblicala, perché tanto non verrà mai perfetta, non verrà mai come vuoi tu buttala fuori e poi si vedrà. Ho iniziato così a pubblicare anche meno convinto di quello che avevo fatto, della voce, eccetera, eccetera.
Poi tante cose a volte sono un vizio del nostro cervello, nel senso, adesso io ti dico nella musica, ma anche nel videomaking, c'è quella parola lì, tu stai montando, c'è quella parola lì che non ti suona, che l'hai detta male, l'hai pronunciata male, c'avevi la voce che faceva schifo E lì per vorresti terzo. rifare tutto il video soltanto per quella parola. Poi lo lasci lì, lo pubblichi, dopo 3 mesi ci torni sopra e dici, beh, però è male sto video, l'ho fatto bene, è carino, no? E quindi c'è anche questo vizio nostro di voler essere di più e visto dagli altri magari non è così. Ed è anche quello il motivo per cui tante volte devi, se non sei convinto di una cosa, dici fallo vedere a qualcuno, a due o tre persone di cui ti fidi, magari anche qualcuno di cui non ti fidi e vedi che cosa ti dicono. Ma poi vai crescendo col tempo, se tu non pubblichi, se tu rimani come si dice, bloccato su un video, non cresci, cioè sei sempre su quel video, se invece lo pubblichi e poi vai al prossimo, c'è sempre un crescendo. Io li riguardo i miei video perché comunque sì, mi piace vedere cosa è cambiato e obiettivamente, anche se non me ne rendo conto, c'è stato un cambiamento, c'è stato un crescendo, sia nel modo in cui parlo, sia nel modo in cui edito i video. Questa cosa c'è, ma perché ti viene volta dopo volta dopo volta. Se invece sei sempre bloccato su quello, non affronterai mai altri tipi di problematiche che poi non ti fanno crescere, capito? Certo, Anche facendo si cresce. Allora, io l'ultimo punto che mi ero segnato, vai. poi se vogliamo discutere del tempo possiamo farlo, ma sono già passati 40 minuti, quindi cerchiamo di Wow. non annoiare troppo. Cosa ne pensi del clickbaiting e quanto secondo te dobbiamo essere clickbaiting su, ad esempio, sulle copertine dei video di YouTube? Perché spesso e volentieri a me capita di vedere dei video solo perché hanno una copertina molto interessante, proprio clickbait, cioè ti fa voglia di venirci a cliccare, e poi nel video magari non è così eccezionale. O come era una volta, non so se ti ricordi, i vecchi videogiochi che vedevi il videogioco da aerei, la presentazione con l'aereo figo in 3D, eccetera, e poi c'era l'aeroplanino che volava così, e vabbè. Sì. Secondo te quanto? Ebbi questo trauma con Pokémon nel mio Game Boy Color nel 1996, che mi aspettavo di trovare questi Pokémon, e poi alla fine misi la carta. Io me lo ricordo come se fosse ieri, sono passati. Quanti sono passati? 25 anni quasi. E mi ricordo Ash così piccolino, questo quadratino così che cammina. Io, ma come? Io aspettavo i Pokémon che mi uscissero. Comunque, scusami per la digressione. Clickbait. Clickbait va fatto bene. Nel senso, a me non piacciono i clickbait da serie. Non mi sarei mai aspettato questo. Oppure, oddio, cioè, ho rotto Le 10 l'ice. cose che non sai su. Capito? Secondo me non funziona neanche. Cioè, può essere anche che funzioni, ma deve essere un qualcosa di. Allora, il titolo deve essere accattivante, devi essere bravo a fare clickbaiting, cioè devi creare un titolo interessante, ok, che ti faccia venire la voglia di mordere per l'appunto, però devi essere onesto con quello che poi andare a trattare nel video, cioè non mi puoi dire le 10 cose che devi assolutamente vedere a Londra, e poi oppure i 10 posti segreti da vedere a Londra, poi metti il Big Ben, metti Buckingham Palace, dici. Lo sapevo anch'io che dovevo andare. E cosa succede? Che il punto Ale, secondo me, è sempre lo stesso. Perché fai video su YouTube? Tu fai video, ma YouTube in generale, crei contenuti, ti parlo di YouTube, ma tu alle persone devi dare un contenuto. Non devi fare un qualcosa. Il clickbait ti serve per attirare, ok? Ma è come se tu prendi una Ferrari, anzi una 500, e poi ci metti sopra la travesti da Ferrari, comunque la 500. A questo punto sii fiero di avere la 500, te la pulisci bene, te la tieni tutta a modo, tutta carina, e fai vedere che è la tua 500, che è meglio, perché sennò cosa succede? Che la gente viene da te intrigata, e poi è come quando ti fanno un filmone e ti dicono: oh, guarda, vai a vedere questo film che è bellissimo, e poi non ti piace. Devi essere te stesso, tu devi. L'unica cosa alla quale secondo me bisogna sempre. Io almeno quello che penso io quando faccio il video è questo qua: come posso portare un valore alle persone che guardano questo video? Io penso sempre a quando mi stavo trasferendo in Inghilterra, e vado veramente veloce, che io mi riguardavo tutti i video delle persone, cioè Samu's vlog, che guardavo tantissimo, e ci ho fatto anche un video assieme, è stato carinissimo lui.
che lo guardavo un sacco e c'erano un paio di YouTube che, di YouTuber che guardavo perché volevo vedere gli scorci di Londra e pensavo, se io fossi là vorrei vedere queste cose. Quindi quando faccio un video penso, ok, come posso portare un valore alle persone che stanno guardando? Poi magari porto valore a una persona, magari lo porto a 10.000, però l'intenzione è sempre quella. Col clickbait tu le attiri, ma tu alla base devi dare un valore alle persone. Sennò sei tutto fumo e niente arrosto. Bene, bene. Bellissima chiacchierata, devo dire, sono contentissimo di averti avuto come ospite nel mio canale. Non mi viene in mente quello che volevo chiederti in più, ma lasciamo libero sfogo ai commentatori se volete commentare per la prossima volta delle cose ad Alessandro, o andate direttamente sul suo canale, sul suo profilo Instagram, che invece del canale YouTube il profilo Instagram è abbastanza mantenuto, nel senso che posti sempre robe, sei sempre lì. Grazie a tutti di essere stati con noi. Vuoi dire qualcosa in più? Sì, ti volevo ringraziare, mi ha fatto veramente molto molto piacere fare questa chiacchierata con te, è stata molto carina e divertente, e grazie, grazie veramente, è stato molto carino, e tanto poi ci sentiamo, noi ci aggiorniamo, e grazie a chi guarderà il video, mettete mi piace e condividete questo video, perché è giusto così. Ciao! Ale.